pronto soccorso digitale con il professor Marco Camisani Calzolaio. Eccolo qui! Ciao Marco, ciao, ben trovato. Eccoci pronti per iniziare un nuovo interessante momento di pronto soccorso digitale. Allora, quali interessanti sorprese ci riserverà oggi la rubrica? E soprattutto, avete dei problemi, dei quesiti più disparati sul mondo digitale? Allora, inviateci una mail a unamattinainfamiglia@rai.it oppure scriveteci su Facebook o su Twitter. Anzi, a proposito di Facebook, c'è una novità interessante perché potrete trovarci sulla pagina di Facebook Mattina Rai 1. Allora Marco, parliamo subito, ecco, di un argomento che riguarda gli adulti ma anche i piccini, i videogiochi, che ormai hanno soppiantato i giochi di società che tutti noi conosciamo e che mancano comunque a molti. Molti rimpiangono proprio perché riuscivano a ricreare, ecco, uno spirito di aggregazione che adesso effettivamente non c'è più. Però c'è da dire che non sempre sono solo fini a se stessi, è così? Brava. Allora, intanto è bello essere in una nuova pagina Facebook, no? Mi sento a casa, no? Nella nuova pagina Facebook della Rai. Allora, i videogiochi sono sempre stati un modo per imparare, sono sempre stati utilizzati come modo naturale con cui si impara. Pensiamo ai bambini, no? Che giocano con le cose e giocando imparano. Prima c'erano i giochi di società, no? Quelli con cui c'erano le caselline, o gli alberghetti, o i cararmatini, eccetera, che però in fondo erano sempre comunque educativi, no? Magari per altri scopi, eccetera. Oggi i videogame sono altrettanto educativi, ovviamente alcuni lo sono meno e altri di più, ma potenzialmente lo possono essere. Ti faccio un esempio, sì. Mio figlio di 5 anni usa il tablet, molto. Pensate a tutte le famiglie che in qualche modo vietano ai figli l'uso del tablet, ad esempio a 5 anni. In realtà non dovrebbero vietare l'uso del tablet, dovrebbero vietare l'uso di giochi diseducativi, no? O di, come dire, ovviamente tutti i contenuti violenti, eccetera. Per farti un esempio... Dipende anche però il tempo, no, che si ha a disposizione per usare il tablet, ecco, magari ci sono bambini che ne fanno un uso smisurato. Come tutte le cose bisogna ovviamente, no? L'ottimo è moderare ogni cosa con, certo, il suo tempo. Però per esempio mio figlio ha un'applicazione con i vari video in cui sostanzialmente gli fanno vedere come disegnare. Lui ama disegnare, ma con i pennarelli, con i colori, con la carta, con le cose fisiche. E quindi ha il tablet da una parte che gli insegna come disegnare e dall'altra parte lui disegna. Uh-huh. Per cui vedi che a volte non è solamente un tema digitale. E a proposito di istruzione, Marco, per restare in tema, lo sportello digitale di oggi ci aiuta almeno a risolvere un problema burocratico, che effettivamente ognuno di noi può incappare. Sì, se uno ha perso il diploma, ci sono dei dati errati, oppure si è distrutto, ci vuole una certificazione sostitutiva. Ecco. E per avere la certificazione sostitutiva, che è quella dell'originale evidentemente, o si va presso l'istituto scolastico dove è stato conseguito il titolo di studio, o altrimenti si può andare online. E online c'è il sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che si raggiunge cercando su studenti presso www.istruzione.it. Lì se si cerca studenti, si cerca smarrimento, ci sono indicazioni utili per recuperarlo. Bene, allora Marco, dopo aver dato una mano a chi non sapeva come recuperare il tanto sudato titolo di studio, dedichiamoci adesso a che cosa? Alle bufale che girano sul web, ahimè, continuano, girano, e oggi infatti ce ne racconti proprio una che... Lascia è veramente stupiti, impossibile non credere a questa cosa. Lascia perché è veramente ben costruita. Sì, è fatta bene, adesso la guardiamo. In sostanza, cioè, quest'uomo con questo mantello dell'invisibilità. Ed è verosimile perché, vedete, adesso fa finta che gli sia caduto, ovviamente è tutto programmato, è già tutto, si sapeva già, no, quello che sarebbe successo, l'hanno studiato apposta, vedete, lui mette il mantello davanti a sé e voilà, incredibilmente lui sparisce, vedete, si muove, sì, si gira. Si muove anche leggermente la telecamera, vedete, fa lo zoom, eccetera. No, ma come ha fatto? Per cui uno dice come ha fatto? In realtà è un vecchio trucco che si chiama, in gergo tecnico, chroma key, cioè è un mantello verde, di solito blu, che in sostanza può essere bucato dal punto di vista televisivo. La ripresa è stata fatta sia con l'omino in campo, cioè... In quel luogo, certo, in quel prato, sia senza, e quindi quando ecco tira qui, sul mantello io faccio vedere ecco solamente la parte senza. Una questione anche di montaggio. Allora, esatto. Marco, prima di passare per il video curioso di oggi, vuole tormi una curiosità? Yes.
quanto costa creare una bufala? Guarda, costa sicuramente, non costa dei soldi in sé, non è che c'è un qualcuno che bisogna pagare, eccetera, però costa sicuramente tempo, costa sicuramente energia, soprattutto pazienza, bisogna diffondere, eccetera. A volte magari c'è chi proprio fa fare la grafica a pagamento, no? Della finta balena spiaggiata, eccetera, anche se molto spesso chi le fa sa organizzarsi da solo. Vabbè, dopo questa bufala bizzarra voglio proprio vedere invece come ti superi oggi con il video curioso. Brava, questo è un video curioso e secondo me anche molto utile. In Svizzera stanno sperimentando la consegna dei pacchi con le medicine attraverso i droni. Lo vediamo qua nel video, questo è questa base da cui il drone parte per andare a consegnare le medicine. Per ora è una sperimentazione che serve per portare le medicine da un ospedale all'altro o da un luogo in cui dei farmaci importanti sono presenti ad uno in cui invece servono. Però mi viene da immaginare un mondo in cui, che non sono l'unico peraltro a immaginarlo, in cui soprattutto nelle zone rurali questa consegna di medicine, magari urgenti per qualcuno, possa avvenire anche verso il consumer, cioè verso le persone. E quindi immaginiamoci un click e ci portano, dico, l'aspirina per dire, o qualcosa del genere. Interessante. Ed ora invece, Marco, passiamo al tutorial. Passiamo al tutorial. Tanto atteso e amato da tutti noi. Allora dici subito come dobbiamo realizzarlo e soprattutto di che cosa abbiamo bisogno, perché immagino, come sempre, che sia, diciamo, utile anche e soprattutto per le nostre tasche. Cioè, molto, posto questo, zero. Questo è molto difficile. E vedrete qualche roba. Allora, di che cosa abbiamo bisogno inizialmente? Cioè, di una felpa? Questa, l'obiettivo è quello di fare una borsa per PC. Quindi immaginiamoci una felpa addosso. Che entra la felpa. Un PC in mano e dici: adesso che devo fare? Mi serve una borsa. Come faccio? E allora trasformo la mia felpa in una borsa. E ora ci provo, Non è mica facile, sai? Allora, attenzione, Si prende la felpa, curiosa. Si apre leggermente, si appoggia il computer qua sopra. Sì, no, aspetta. Si piega la parte sotto qua. Attenzione, sì. Poi si prende il cappuccio e si incappuccia tutto. Adesso io lo so che ce la posso fare, mica facile. Vuoi una mano? Una mano. No? Certo sì. Che ho bisogno di una mano. Tira, come se non ci fosse un domani. Okay. Ecco qua, poi prendiamo i cordini, che sono molto importanti questi cordini, che sono quelli che normalmente sono del cappuccio, no? Sì. Li giriamo qua sotto, superando le maniche. Attenzione. No, di qua. Dobbiamo legarli qua? Facile. No, dobbiamo legarli tra di loro e questa è una missione... Ho sentito impossibile. Crack, però va bene no, lo stesso. No, è un crack di scena. Allora, è un reale crack. Annodo. Guarda che ce la posso fare. Annodo. Vai, Marco. Attenzione, annodo. Poi sì. Prendo le due maniche. Guarda qua. Annodo io con la manica. Cioè, sta diventando una borsa, però attenzione. E però guarda che io me ne vado. Oh, no, dall'altra parte è più carina, dai. Che me ne vado via. Oh. Ma bravo. Bravo. Ma sai che mi piace davvero? Non è male, no? Non è male. Esatto. No, basta avere una felpa vecchia. Sì. Allora, mentre tu intanto smonti la felpa con il computer... Ah, non la molli direttamente lì, hai ragione. Siamo arrivati adesso allo spazio dedicato alle mail, visto che ci scrivono i nostri telespettatori, sono anche tanti. Abbiamo scelto la mail di Alessia, che dice: mi è capitato, dopo aver tentato di spegnere il PC, di leggere la seguente scritta: non spegnere, aggiornamento o download in corso. Ma perché? Cosa succede se lo spengo? Interrompo il processo o danneggio qualcosa? In quel momento dovete immaginare che tutti i file del computer o del telefono vengono modificati e quindi è un po' come sostituire le automobili, le ruote di un'automobile mentre sta andando in autostrada forte. Sì. Per cui durante quell'operazione non bisogna toccare il computer o lo smartphone, cioè non bisogna fare nulla perché in quel momento l'aggiornamento sostituisce tutto, per cui è molto importante fare attenzione a non toccarlo. Beh, meno male che io diligentemente comunque faccio sempre aggiornamento che mi consigliano di fare sul cellulare, però Marco, ecco, con quale novità social vogliamo chiudere la puntata di oggi con il pronto soccorso digitale, perché mi sembra che ci siano anche delle importanti novità che riguardano appunto i minori. Allora, c'è una nuova legge anti-cyberbullismo, ovvero il bullismo attraverso il digitale. Ricordiamo che il bullismo in generale è una forma di aggressione, molestia, che può comprendere anche i ricatti, le ingiurie, la diffamazione, eccetera, anche il furto di identità, di solito a danno di minorenni, perché evidentemente è una cosa che purtroppo accade.
a causa del digitale, che però il digitale a volte fa delle cose buone e a volte fa delle cose, magari, è un po' lo specchio della realtà. E allora questa legge fa sì che, in sostanza, insiste sul fatto che il fenomeno debba essere contrastato, assicurando in qualche modo l'intervento delle istituzioni scolastiche. Peraltro ricordo sempre ai nostri telespettatori che hanno figli piccoli che ci sono delle regole importanti, bisogna sempre avere un buon dialogo con loro e capire se ci possono essere fenomeni di questo tipo, coinvolgere sempre gli insegnanti, ma soprattutto, e questo lo consiglio davvero da digitale, perché è un po' il senso, no, anche della nostra rubrica, non minacciateli di togliere loro gli smartphone, perché altrimenti il rischio è che si sentano, non lo dicano, non raccontino l'episodio di bullismo, perché hanno paura che rimangano senza. E comunque, Marco, insomma, dei passi in avanti sono stati fatti, comunque ci auguriamo veramente che questo fenomeno venga contrastato una volta per tutti. Bene, allora salutiamoci dandoci appuntamento alla prossima settimana, ma non prima di aver rammentato che chi vuole può seguirti su Facebook come Marco Camisani Calzolari. Grazie.